Il centro di raccolta di via Zambrano a voi non piace, a te non piace, non piace la tua coalizione, state parlando con i cittadini perché avete un'idea completamente diversa. Sì, il centro di raccolta e il servizio di raccolta differenziata è un punto nodale del nostro programma, perché la raccolta differenziata grava sui bilanci comunali di circa il 60%, quindi è un tema centrale proprio perché va a toccare la tasca del cittadino. Noi vogliamo prima di tutto spostare, delocalizzare il centro di raccolta, perché qui è una zona totalmente centrale e quindi crea delle problematiche sia di natura olfattiva che di natura visiva e anche diciamo di natura salutistica. Vogliamo delocalizzarlo, ma non solo, vogliamo trasformarlo in isola ecologica. L'isola ecologica infatti ti permette di generare risparmio, anche perché all'interno dell'isola ecologica sarebbe possibile avere una raccolta differenziata più spinta che dà la possibilità al cittadino di sgravare quella che è la cosiddetta Tari, che è una tassa totalmente ingiusta che genera diseguaglianza, e portarla alla cosiddetta TIA, ovvero la tariffa puntuale. Io pago per quello che produco come indifferenziato. Ecco, se il cittadino viene incentivato a raccogliere perché una parte gli viene sgravata dalla bolletta, ovviamente siamo tutti più felici, il comune spende di meno, il cittadino spende di meno. E accanto all'isola ecologica è possibile perché è già stato fatto in altre città e paesi molto simili alla dimensione del nostro comune, è possibile fare un centro di riparazione e riuso. Il centro di riparazione e riuso significa che io ho una bicicletta, ad esempio, posso portarla al centro di riparazione, la lascio lì, c'è una persona che lavora apposta, quindi viene generata, oltre al risparmio, anche ricchezza, perché c'è personale che lavora, e viene poi rivenduta magari a cifre inferiori, e questo permette anche a chi non ha la possibilità di ricomprare e soprattutto trasforma ciò che poteva essere un rifiuto in materia prima. Tutto quello che non è stato fatto lo hai detto. Tutto quello che non è stato fatto non riguarda soltanto il centro di raccolta, ma anche, e ci spostiamo di poche decine di metri, il centro per i giovani, dei pilastri che stanno lì, che sono insomma un simbolo probabilmente di un progetto fallito. Certo, quei pilastri che tu vedi dietro il centro di raccolta sono il simbolo del fallimento di determinate opere, che sono rimaste delle vere e proprie cattedrali nel deserto. Immaginiamo di spostare il centro di raccolta e riprendere quel progetto, che era la cosiddetta città dei ragazzi. La città dei ragazzi per me e per la nostra coalizione è un punto nodale del programma, perché Siano potrebbe diventare una città dei bambini, una città di impatto zero, dove l'isola ecologica e il centro di riparazione e riuso può portare a rifiuti zero entro il 2030. Questo significa avere una città totalmente sostenibile, con un'economia circolare, dove tutto ciò che viene prodotto viene riutilizzato e dove i bambini sono a proprio agio. La città dei ragazzi era un progetto psicopedagogico molto avanzato, che era strettamente interconnesso con altre strutture del territorio, come ad esempio il centro polifunzionale, che dopo andremo a vedere. E vi posso assicurare che il progetto era talmente strutturato che poteva coinvolgere tutte le strade del paese e rendere Siano un unicum, così come Giffoni Valle Piana per il Giffoni Film Festival. Generare quindi ricchezza, risparmio, circolarità e soprattutto bene comune.